Bella a tutti ragazzi, sono Aaron e come potete vedere questa volta siamo di nuovo qui su Formula 1 2013 e siamo qui per una nuova serie. Diciamo che questa serie consisterà nel guidare le auto antiche, le auto classiche, dalla più vecchia alla più nuova. Quindi partiremo dalla 1980, classe 1980, partiremo da questa Williams, Lotus e così via fino ad arrivare agli anni 90. E eccetera eccetera, tutte le auto. Quindi partiamo subito, ci rivediamo in gara, ragazzi, così vi taglio un bel pezzo. E niente, ci rivediamo in gara. Eccoci qui, ragazzi. Come potete vedere, il circuito è Brands Hatch, un circuito molto veloce dove diciamo più che tecniche di guida, qua bisogna, cioè più che attuare una tecnica di guida precisa, bisogna saper far andare bene l'auto e pigiare sulla tavoletta del gas. Quindi è una gara molto veloce, siamo pronti per partire, ecco via! Ok ragazzi, abbiamo subito Prost e Nakajima da prendere, vediamo un pochettino come, che tattica usare su questa gara, perché partiamo anche ultimi, quindi un po' più difficile. Cavacca ha già rotto qualcuno, ne abbiamo fatti incidentare due, qua all'interno ragazzi, di violenza, su Mansell e Berger. Abbiamo 3 giri per cercare di arrivare a Michael Schumacher, ma non so se, vediamo, vediamo. Berger fa scoppiettare le marmitte. Berger ancora scoppiettio, ma noi siamo più furbi. Usiamo proprio fu. Ah, mamma mia. Incidente, ragazzi. Non mi ha dato penalità, però purtroppo Michael Schumacher mi sa che l'abbiamo perso. È abbastanza lontano. Siccome poi gioca anche una difficoltà abbastanza alta, quindi è un po' difficile tornare a prenderlo. Comunque sono già qui dietro di me. Vediamo un pochettino, 4 secondi da Schumacher, un tempo abbastanza improponibile. Comunque noi non demordiamo, riusciamo a vederlo là in fondo verso l'orizzonte, ma abbastanza improponibile che noi possiamo sperare di prenderlo, perché troppo distacco. Vediamo quanto abbiamo, andiamo a vedere, 5 secondi, continuiamo a peggiorare, quindi non credo che c'è la possibilità per noi. Intanto stavamo uscendo di pista, ci siamo rimessi, adesso cambiamo videocamera per il nuovo giro, così almeno c'è un'altra sensazione di guida anche. E devo dire che con questa videocamera, ragazzi, nell'affrontare le curve diciamo che è meglio, nel senso, vedete, sul cordolo riesco a starci meglio, cioè mi trovo molto meglio, perché comunque è una visuale che ti fa capire proprio dal punto di vista del pilota, ecco, ti fa capire proprio anche dove tagliare la curva, quindi molto bella questa videocamera. Tanto ci ha sorpassato questo, forse ci sorpassa anche quello dietro, vediamo. Mamma mia. Ai 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 ai. Continua a cambiare visuale perché ragazzi, quella di visuale lì è bella per le curve, ma è difficile da usare comunque nei passaggi normali, perché non si riesce bene a vedere dietro. Comunque è difficile, molto simulativa. Ok, abbiamo Fittipaldi, ragazzi, brasilero, 1, 2, 3 numeri, ce l'abbiamo qua dietro, fuggiamo, stacchiamo, perfetto ragazzi. Intanto siamo nell'ultimo giro veloce di Berger, 1,08, noi abbiamo fatto 1,11 al giro. C'è il miglior giro, sì, il miglior giro 1,11. Vediamo se riusciamo perlomeno ad avvicinarci al giro veloce della pista. 2 secondi, 263 millesimi su Andretti. Ok, ragazzi, dai. No, essa, madoi. Ma che cos'è? Il problema è che, cacchiarola, questa, come si chiama? L'intelligenza artificiale è abbastanza dura da tenere a bada, perché galoppano come dei matti. Quindi, ragazzi, mamma mia. Vai. Abbiamo un po', siamo un po' usciti dalla pista, ma vediamo se riusciamo. Ai ai ai, ci stavo sorpassando. Aiuto! Ok, siamo finiti sul podio. Comunque terzi. Non male, non male. Eccoci qui, ragazzi. Finita la gara con questa Williams. Quindi io a sto punto mi segnerei l'auto, così per i prossimi video so già quale auto, diciamo, non scegliere, perché poi appunto l'ho già usata. Vediamo i tempi, 1,09, 1,07, mamma mia. Ok,
Andretti ha fatto ancora tempo migliore. Poi 1.11, addirittura Mika Häkkinen ha fatto 1.08, no, 1.09, poi Berger 1.08. Beh, buono, buono, dai. Allora, proseguiamo e diciamo che per oggi il video è finito qui su questa, diciamo, su questo festeggiamento incredibile del nostro pilota. Diciamo che nel prossimo episodio, vediamo un attimino, io andrò a usare questa Lotus qui, numero 11, classe 1986, e poi naturalmente via discorrendo con tutte le auto, che non sono tantissime, però perlomeno qualche video riusciamo a farlo, riusciamo a farlo. Quindi per questo video è tutto, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Verrà un video abbastanza corto. Comunque, tutta la serie in generale, i video di questa serie saranno corti, perché comunque non è che posso fare una gara di 80.000 minuti. Quindi mi limiterò a fare una gara di 3 giri. E niente. Se il video vi è piaciuto, come sempre, vi esorto a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale. E ci vediamo al prossimo video su queste serie. E per l'appunto sul mio canale. Bella!